Jungle. Buonasera, ore 19:30, qualche istante prima l'Abruzzo del pallone ricomincia dopo la lunga giornata in diretta. Fino a pochi minuti fa avete sentito Andrea Costantini, che è rimasto in nostra compagnia e che saluto. Ciao Andrea. Buonasera a tutti voi di nuovo. Impostazione diretta stadio, perché questa è una puntata davvero speciale. Faremo un po' ping pong tra Crotone e lo studio, perché la puntata è di quelle da non perdere. Vi faremo vedere ovviamente i gol della Serie D oggi, giornata di campionato, con le abruzzesi in campo tranne due, perché Avezzano Giulianova è stata rinviata perché due giocatori dell'Avezzano erano stati convocati con la rappresentativa della Lega di Serie D al torneo di Viareggio. Vi ricordo i numeri per interagire con noi, una sola cortesia, siccome per qualche piccolo problema il numero WhatsApp ha un malfunzionamento, quindi scriveteci al 392-623-7060. Saluto gli ospiti, uno ci sta raggiungendo, però sono molto lieto, ah, è arrivato, tra un po' lo facciamo sedere, di ospitare per la prima volta ai nostri studi il presidente del Chieti, Giorgio Pomponi. Buonasera presidente. Benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità, grazie Jacopo. Piace il nostro studio? Bellissimo, stupendo. Mi piace, bello, perfetto. Grazie tante. Al suo fianco il direttore sportivo nero-verde Omer Trovarello. Ciao Omer. Buonasera a tutti. Ben rivisto, tra un po' si siederà anche Maurizio Chiacchiarelli, centrocampista del San Nicolò, che è qui, giusto il tempo di microfonarlo. Andrea in postazione, andiamo a vedere subito i numeri, partendo dalla Serie A, perché Napoli-Genoa, sfida scudetto, si sta ancora giocando con il Napoli, che è un po' a sorpresa, sta pareggiando 1-1 con il Genoa, mentre oggi la Juve ha fatto poker nel derby contro il Torino. Andiamo adesso in Serie B, senza vedere la classifica di Serie A. Maurizio, andiamo in Serie B, perché pochi istanti fa avete seguito diretta stadio con il Pescara, sconfitto all'uscita di Crotone per 4-2. Poi sentiremo anche le voci dalla sala stampa con il nostro Paolo Renzetti. Questi risultati aspettando ovviamente Avellino Ternana, che è il posticipo di questa giornata, che è la numero 32 di campionato. Latina-Brescia 2-2, Modena-Como 1-2, Novara-Bari 1-2, Perugia-Salernitana 1-1, Provercelli-Ascoli 1-1, Trapani-Livorno 1-0, Entella-Spezia 2-2, Virtus-Lanciano-Cesena 2-0, Vicenza-Cagliari 0-2. La classifica, solo per vedere i riflessi, Maurizio, di classifica, perché il Crotone si riprende la prima posizione e il Pescara rimane a quota 49 in coabitazione con Brescia e Virtus. Entella adesso avrà la trasferta di Terni. Lega Pro adesso, girone B ovviamente, solito spezzatino, aspettando il derby di mercoledì pomeriggio alle 17 tra Teramo e L'Aquila. Il Teramo impatta 0-0 ad Arezzo ieri pomeriggio, L'Aquila fa lo stesso al Fattori contro il Pisa. Oggi pomeriggio vittoria della Lupa Roma 3-0 contro il Siena, vittoria del Rimini a Prato, e c'è stata anche la vittoria della Lucchese 3-1 con la vittoria del Pontedera, 3-1 contro la Lucchese. Vediamo, e la vittoria ovviamente della SPAL capolista a Carrara. Vediamo la Serie D adesso, non vediamo la classifica, dobbiamo andare veloce. Avezzano Giulianova, come detto, rinviata. Queste le partite della 28esima giornata di campionato. Campobasso Vispesaro 1-1, Castelfidardo Matelica 1-0, Chieti Isernia 3-1, Fermana Fano 0-1, Jesina Recanatese stesso punteggio, Agnonese Monticelli 0-0, San Nicolò Folgore Veregra 4-2, la San Benedettese, sempre più lanciata verso la Lega Pro, vince contro la Miternina 1-0. Vediamo la classifica dopo 28 giornate di campionato, è questa qua. Dopo l'undicesima giornata di ritorno, la San Benedettese 68 punti, davvero manca pochissimo alla matematica certezza per la Samb di raggiungere la Lega Pro. Matelica 54, Fano 53, Campobasso 45, Recanatese 43, San Nicolò 42, Jesina 39, Chieti Fermana 37, Vispesaro 35, Avezzano Monticelli e Castelfidardo 32, Agnonese Isernia 30, Folgore Veregra 29 punti, Amiternina 24, Giulianova 22. Buonasera Maurizio Chiacchiarelli. Buonasera. Questa sera una puntata occhialuta, anche Maurizio in occhiali. Io e Omer abbiamo capito che abbiamo la stessa marca, anche lo stesso stile di occhiali. Comunque, ottima domenica, ha vinto il Chieti. Presidente Pomponi e Trovarello, portateci in Serie B. Presidente, prima di iniziare, io direi di andarci a vedere la partita. Ah, grazie, sì, grazie. Chieti Isernia 3-1, il servizio del nostro Valeriano De Angelis. Vediamo.
All'Angelini scende l'Isernia per riprendere la corsa salvezza contro il Chieti dai valori tecnici superiori a quelli dei molisani, che attualmente si attestano in classifica alla pari con gli abruzzesi. Certo è che la sosta ha permesso alle due compagini, dopo le pesanti sconfitte subite, di recuperare le necessarie motivazioni per scongiurare il profilarsi della zona pericolosa. Partono rabbiosi teatini decisi a filtrare la tattica bottonata degli ospiti, che all'ottavo subiscono la prima apprensione con Dos Santos innescato in modo fulmineo, ma che non trova il tempo giusto. Tre minuti più tardi ghiotta occasione, è Fiore che gira a rete, poi Dos Santos fa gridare ad un potenziale vantaggio mancato. Al 18° il provvidenziale Schina evita un pericolo offensivo, ma si procura una dura contusione, subito curata dal pronto intervento dei sanitari. Si riprende con i padroni di casa sempre impegnati a superare la barriera biancoceleste. 23° disimpegno goffo di Mancino, ma Comini non si coordina bene con il tiro a rete. Due minuti dopo ancora Chieti in percussione. Dos Santos penetra l'area molisana e trova l'opposizione dell'estremo Schina. Si va a senso unico con tante opportunità ma senza concretizzare, come al 28° su tiro a volo di Capitan Massimo, che cerca di cogliere l'attimo fuggente. È il Chieti che fa partita, ma l'Isernia non sta a subire passivamente. E guardate che occasione ha Fontana. E che intervento tira fuori Dedeo, che si ripete e salva ancora la rete teatina su tiro preciso di Panico. Poi, quasi allo scadere, l'opportunità per il Chieti si presenta su calcio di rigore, per un fallo evidente commesso ai danni di Fiore. Veniali proteste, ma senza insistere troppo. E così Varone dal dischetto spiazza Schina. Tra gli applausi dei circa 500 presenti si torna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori decidono di non apportare modifiche agli assetti tattici, con gli abruzzesi più bravi ad allargare il gioco e a creare penetrazioni cercate da Dos Santos, astuto nel crearsi spazi, e Fiore, padrone della fascia, da cui spedisce traversoni. L'Isernia evidenzia fallo nelle concitate fasi difensive. La squadra molisana non sfrutta meglio l'intraprendenza degli esterni di centrocampo ed inaridisce i movimenti di gioco laterale, finalizzati ad avvicinarsi alla porta avversaria. Cosa che riesce ai neroverdi, capaci anche di evidenziare le doti tecniche e le individualità. Al 19° un esempio viene dal capitan Massimo, che punge con classe e determinazione. 2-0 per i neroverdi, che non si limitano adesso a controllare il gioco, anzi lo interpretano con serena convinzione e diventano attori principali. La parte più significativa spetta Fiore, che al 26° elude, finta l'avversario e taglia l'area per il secco 3-0. Isernia in ginocchio e Chieti rassicurato per la prova e il punteggio, tant'è che Marino richiama Fiore, che fa posto a Molenda. Il cuore biancoceleste viene premiato da un ingenuo ed evidente fallo di Zanetti su Mingione. Massima punizione e Cantoro dimezza lo svantaggio della gara, con l'Isernia che ha evidenziato un rendimento incostante ed eccessiva generosità difensiva. Salutare il risveglio primaverile del Chieti, torpore in casa molisana e settimana di passione in tutti i sensi. Mai abbandonare gli stimoli per risorgere. Comunque vada, auguri a tutti, anche con il cuore neroverde, che anima di edificante fervore operativo i tifosi speciali dell'associazione ANFAS, che in occasione della Domenica Sportiva, con la collaborazione del patron Pomponi, realizzano un banchetto di pura e squisita solidarietà per vendere gli oggetti realizzati dai ragazzi disabili. Ed il calcio prende spunto e vera motivazione per materializzare i valori importanti della vita. Bello servizio anche la chiusura, presidente, contento, immagino di sì, per la partita e anche per come, diciamo, stanno andando le cose col nuovo tecnico. No, no, per la giornata di oggi la cosa più bella è stato l'ultimo pezzo con i ragazzi dell'ANFAS, il quale ancora adesso siamo ancora lì all'antistadio fino a stasera a notte, sperando fino a notte inoltrata, vediamo un attimino, dare una mano forte e concisa a questa donna che è fantastica, con tutte le sue operatrici, che è Gabriella dell'ANFAS, la presidentessa. La partita è stata sì, molto bella, poi come già detto anche a Omar, forse stiamo raccogliendo quello che non abbiamo avuto nella prima parte di stagione.
anche un minimo di fortuna. E poi Mattia ha fatto quell'intervento prodigioso che altrimenti veramente stavamo parlando di un'altra partita. Peraltro mi ricollego e poi chiudo la parentesi riguardo a questa giornata con l'Anfas qualche settimana fa, e abbiamo le immagini. Avete installato un montacarichi allo stadio Angelini. Che permette a chi è diversamente abile di poter raggiungere. Eccole qua le immagini. La cosa era andata a novembre, quando in diretta televisiva su Rete 8 aveva chiamato Gianluca Troiani. Sì, il quale aveva detto che anni prima avevano fatto promesse non mantenute, ma come tutto, come il malvezzo della politica italiana, non è solo di Chieti, è il fatto di questo per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ho preso la palla al balzo là, ho detto a posto, me ne carico io tutto quanto l'impegno a livello economico, e abbiamo messo il montascale, come è giusto che sia, perché non esiste nel 2016 persone diversamente abili non possono vedere non uno spettacolo, una partita di calcio, anche perché allo Stadio Angelini venivano collocati veramente una sorta di tucurio, il cuore non va bene, per la dignità umana non va bene. Quello. Presidente, è tutto risolto la questione stadio? Speriamo in che senso? No. Abbiamo questo contratto provvisorio, questa concessione provvisoria, al quale la giunta comunale, penso che ci sia un iter burocratico da seguire, perché sono i 30 giorni fatidici per far sì che diventi definitiva, dopodiché a tutti gli effetti già adesso concessione nostra, unica domanda, per cui era molto facile sapere chi vincesse. Però c'è stato quel momento di impasse in cui si chiedevano delle spiegazioni. Sì, una provocazione, ma no, quello io non volevo dire, perché è una provocazione, perché torno a ripetere, per una minima reazione volevamo averla su tutti i fronti, compresa la città, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo avuta, perciò siamo felici così. Quindi tutto risolto con la giunta, con il sindaco quando vedremo? Il sindaco, lui fa il sindaco, io faccio il padrone del Chieti Calcio, va bene così. Peraltro bella iniziativa con l'Anfas di gruppi musicali Avanti Chieti e Pomponi. Peraltro qualche giorno fa c'è stata anche una nota da parte della società sulla concessione del Palatricalle. Sì, questa cosa qua noi veramente l'abbiamo fatta un paio di mesi fa, penso, perché dovevamo fare questi eventi logicamente autunno. Sì, perché noi volevamo farlo in autunno, poiché logicamente il tempo non è dei migliori facendo eventi all'aperto. Là volevamo prendere il palazzetto dello sport di Chieti, che è bellissimo e stupenda come struttura, come lo Stadio Angelini, e noi volevamo fare questi eventi là. Dopodiché i tempi, anche qui ahimè burocratici, hanno un po' slittato nel protrarsi, e allora da lì purtroppo una serie di conseguenze, di problematiche, siamo arrivati a ridosso della primavera. Comunque anche lì ringrazio pubblicamente l'assessore Viola e tutta la giunta, hanno fatto sì che questa cosa si definisse, e adesso il 29 abbiamo il primo evento fino a fine maggio, fino all'ultimo, sono 6 eventi. Io volevo chiedere ad Omar, perché prima il Presidente parlava di, insomma, un cambio di marcia e anche una fortuna che probabilmente in certe circostanze è mancata. È più il rammarico, perché probabilmente, come vediamo un po' la classifica, il Chieti poteva essere un pochino più su rispetto se le cose fossero andate in maniera un po' diversa e magari ci si poteva giocare i playoff, anche se sono ancora in ballo i playoff. Sì, magari speravamo di trovarci in una posizione migliore, diciamo a ridosso di San Nicolò, Recanatese e Campobasso. Abbiamo da recuperare dei punti, sarà difficile, solo se abbiamo un trittico di partite adesso che potrebbero essere sulla carta abbordabili, se riusciamo a fare un unplan, diciamo, quello che poi ci è mancato durante tutto l'anno, il fatto di non riuscire a vincere più di una partita di fila, magari possiamo ancora pensare a lottare per il quinto posto, anche se oggi la Recanatese ha fatto un grande risultato sul campo dello Iesi e sinceramente non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, non ci ha vinto nessuno a Iesi, quindi magari questo è stato un grosso risultato. Credo che loro adesso siano veramente lanciati, hanno consapevolezza dei loro mezzi, sono un'ottima squadra. Presidente, oggi 20 marzo, ci può dire se ridirebbe ancora il Chieti deve vincerlo questo campionato? Assolutamente sì,
Sì, perché molti durante la stagione le hanno un po' tirate le orecchie. Sono stato tacciato di questa cosa 100 volte, però rifarei tutte quante le stesse cose. Io alzo la mattina per vincere, alzo la mattina e porto i risultati a casa, per cui è logico. Se io vengo da Roma 3 volte a settimana e ho preso una situazione quasi sull'orlo del baratro, logicamente io venivo a chiedermi, mi incollo una situazione economica drammatica, non posso dire vediamo qua, vediamo quello che succede. Assolutamente, io sono positivo sempre, penso sempre positivo in ogni cosa. Poi io già ho detto più volte, io sono un sognatore, per cui sognare non costa niente, per cui se lo rifarei anche adesso ma già non so di adesso, sta tra noi, io vinco, figuriamoci. Certo. Presidente Pomponi, scrivo, la partita con il Giulianova si giocherà visto quello che sta succedendo a Giulianova? No, io ho sempre detto una cosa, io mi occupo di quello che succede a Chieti, io faccio, so che stanno vivendo un periodo un po' difficile, faccio i migliori auguri affinché possano risolvere questo piccolo impasse che stanno vivendo. Cambio tecnico, i risultati stanno dando ragione a Marino, però so che era legato anche a Ronci da una stima personale. Come vive un presidente il fatto di dover gestire queste cose? Male, anche poi come ci sentiamo 20 volte al giorno con tutto quanto lo staff. Umberto sta facendo un lavoro eccezionale, però Donato è stato sfortunatissimo, quello come per riallacciarmi prima, che ti stavo dicendo prima, Jacopo, il fatto della sfortuna al giro di andata, perché se con il San Nicolò Dosso faceva quello che ha fatto, insomma, sicuramente stiamo parlando di un altro campionato. Certo. Nulla togliere a mister Marino, che sta facendo una seconda parte di stagione non mostruosa di più. Queste intanto sono immagini proprio di Umberto Marino. Allora noi scendiamo negli spogliatoi dello stadio Guido Angelini per sentirci le interviste del dopo Chieti Isernia. Sentiamo. Mister, si esagera se si dice che hanno contato anche le individualità. Il Chieti, dal punto di vista tecnico, di molto superiore all'Isernia. Oggi hanno contato le individualità perché siamo stati squadra, perché abbiamo fatto una partita, poi è normale che poi alla fine viene fuori, ma l'individualità viene fuori quando la squadra è squadra, se no dopo l'individualità, come l'avete visto tante partite qua, si disperde. Quando sei squadra viene fuori la individualità, come no? L'individualità sempre viene fuori, non esiste squadra. Non esiste squadra che non ha individualità, però la nostra squadra ha sofferto tutti insieme, ha passato momenti difficili durante la partita e dopo chi vuoi che ti decide le partite? Volevo dire individualità molto evidenti rispetto a quelle dell'Isernia. Sì, però io dico che l'Isernia non è una squadretta tanto facile, va presa con le molle, soprattutto fuori casa, fa risultati, c'ha dei giocatori, insomma, non proprio di primo pelo. Molto combattivi. Ma anche gente che di esperienza per questa categoria, non contano i fenomeni in questa categoria, conta correre e conta gente di categoria che poi ti fa soffrire, qui non è la categoria dei fenomeni. La squadra non ha il primo tempo, forse una occasione ha avuto, diciamo, il Chieti, quindi abbiamo avuto una buona organizzazione di squadra, di gioco, mentre noi abbiamo avuto 4 occasioni da gol. La differenza è che loro sono riusciti a capitalizzare quello che hanno avuto, mentre noi no, bravi al Chieti, dobbiamo lavorare. Lavorare testa bassa e cercare di dare sempre di più, solo così possiamo sperare in una salvezza diretta. La differenza l'ha fatta la qualità dei singoli giocatori, che il Chieti è una squadra, secondo me, una delle più attrezzate per vincere il campionato, però per vicissitudine, non lo so che cosa si è inceppato nei meccanismi del Chieti fin dall'inizio, che non gli ha permesso di lottare per vincere il campionato, però come organico è una squadra per vincere il campionato. Allora, queste erano le interviste, però vi dobbiamo dare una notizia che riguarda la partita Agnonese-Monticelli, perché è vero che la partita è finita 0-0, ma l'Agnonese, come ci ha segnalato peraltro un telespettatore da casa e noi siamo andati a controllare, l'Agnonese avrà quasi certamente la vittoria a tavolino, perché il Monticelli all'89esimo, a un minuto dalla fine, ha sbagliato una sostituzione in merito agli under da schierare obbligatoriamente. La società granata ha preannunciato ricorso
concorso per la regola degli under, la formazione marchigiana ha concluso la gara con 2,95 Di Nardo e Stangoni, 1,96 Traini e 1,97, contrariamente a quanto dice il regolamento che prevede entro il 90esimo l'obbligatorietà di almeno due classe 96. Ciao Jacopo e Andrea, sempre Forza L'Aquila, bisogna lottare fino alla fine. Grazie, un saluto, mercoledì ovviamente pomeriggio speciale su TV6 per seguire Teramo L'Aquila. Maurizio, invece voi i playoff ci siete proprio vicinissimi, peccato come diceva Omar, la Recanatese che va a vincere a Iesi, probabilmente oggi giocavate con un orecchio anche da una parte, da un'altra parte. Allora, sta arrivando qualcuno a Crotone. Sì, Andrea. Possiamo andare da Paolo Renzetti perché sta arrivando qualcuno. Paolo, chi c'è? Oddo. Ok. Sì, c'è il tecnico del Pescara Massimo Oddo per commentare questa quarta sconfitta consecutiva, 4 gol al passivo, difesa del Pescara che è la quart'ultima difesa peggiore del torneo. Ancora una volta Pescara gioca bene, costruisce un sacco di occasioni da rete, però questi errori della difesa vanificano quanto di buono questa squadra riesce a fare. Perché? Non sono errori della difesa, sono errori di atteggiamento generale, perché quando noi prendiamo gol su una pallina attiva in area ci sono 10 giocatori più il portiere, e quindi in questo momento ci manca veramente tantissimo la cattiveria, l'attenzione, la voglia di non prendere gol. In occasione del secondo gol loro abbiamo perso 3-4 rimpalli davanti all'area. Gli altri nei momenti di difficoltà piuttosto ti tirano una scarpata, noi non siamo in grado di fare questo perché non ce l'abbiamo nelle corde, non c'è niente da fare. E purtroppo bisogna cercare di lavorare sotto questo punto di vista, ma lavorare solo esclusivamente sull'atteggiamento e sulla testa, non su questioni tecnico-tattiche. Come si esce appunto da questo momento di difficoltà lì dietro, Massimo, perché ci sono anche troppi errori individuali che nell'ultimo mese hanno penalizzato il Pescara? Sì, in occasione del terzo e del quarto gol ci sono stati degli errori individuali, però non credo grossolani. Veramente penso che sia più una questione mentale di cattiveria, che purtroppo, sai, ci sono squadre che ce l'hanno più nelle corde, è una questione caratteriale, noi ce l'abbiamo di meno e gli altri ce l'hanno. Il Crotone è una squadra che è lì davanti perché mette tutto, mette il sangue agli occhi, sempre in tre sulla palla, corrono 90 minuti, non che noi non lo facciamo, però nei momenti di difficoltà sanno anche tirarti una scarpata, sanno fare delle cose anche sporche, tra virgolette, che nel calcio purtroppo servono, e noi non le abbiamo queste. Un peccato, perché questa squadra anche oggi, nelle difficoltà di dover recuperare due gol dopo appena un quarto d'ora di gara, ha costruito qualcosa come 7-8 occasioni da gol. Sì, però siamo sempre lì a parlare, cioè, insomma, dopo ci prendono pure un po' in giro, perché ogni volta siamo lì a commentare una partita giocata comunque bene, dove hai creato, dove hai giocato bene, dove hai costruito, e poi ci ritroviamo a commentare una partita persa comunque, quindi sono anche abbastanza stufo di questa cosa qua. Niente, dobbiamo come sempre non perdere di vista quello che facciamo di buono, perché lo facciamo, e dobbiamo cercare in qualche modo di raddrizzare questo trend negativo di attenzione che ci manca, di cattiveria e attenzione che ci manca. Massimo, l'abbiamo detto più volte di Campagnaro, è forse anche brutto dover ripetere sempre lo stesso concetto, la domanda è quando tornerà Ugo? Ma io non lo so quando tornerà, ma se ci fosse stato in campo Ugo noi il quarto gol lo prendevamo comunque, perché se noi siamo in una zona del campo e non ci attacchiamo all'uomo e non saltiamo, ci può stare pure il Padre Eterno in campo, ma se cadi in un'altra zona del campo ti fanno gol dove non c'è Campagnaro, cioè, per assurdo. Quindi oggi Fornasier ha fatto una partita strepitosa individualmente, cioè, cosa ti vuoi dire? Mandragora ha fatto una partita strepitosa, cioè, non ci manca questo, noi non ci manca assolutamente questo, cioè, ovvio che un Campagnaro ti può dare una mano, ma non ci manca questo in questo momento. In questo momento noi ci manca veramente attenzione, cattiveria, concentrazione e determinazione in quelle poche volte che arriviamo nella nostra area.
Squadra che probabilmente ha bisogno anche di riacquistare un po' di autostima, un po' di fiducia. Potrebbe, domanda che abbiamo fatto anche dopo la sconfitta con il Novara, potrebbe servire un ritiro a questa squadra per ritrovare tutte queste qualità che ha un po' smarrito nelle ultime settimane? Ma noi queste qualità le abbiamo sempre avuto, perché come dimostriamo di domenica giochiamo e creiamo, quindi quello non è un problema. Se laddove fosse utile stare insieme, ma non tanto per ricreare un certo clima. Non un ritiro punitivo, no, un ritiro no, per... No, no, per metterli lì in allenamento mattina e pomeriggio a battere contro palle inattive, situazioni pericolose, affinché possiamo migliorare sotto questo punto di vista, quindi solo per avere un po' più di tempo. Adesso vediamo, non lo so, ci pensiamo in settimana, magari non da subito, ma magari andremo verso Terni qualche giorno prima. Adesso ci riflettiamo e vediamo un attimino. Guardando la classifica, Oddo, il Pescara fino a un mese fa stava pensando a come agganciare Cagliari e Crotone, oggi chiude invece la zona playoff dal basso. Mentalmente cosa cambia? Cambia che è una situazione diversa, avevamo racimolato un gran bel vantaggio, l'abbiamo buttato via per dei meriti nostri, e a questo punto ci vogliono uomini, ci vuole in campo gente che è consapevole di questa situazione, che ha voglia di uscirne, che ha voglia di rifare qualcosa di importante, perché c'è tutto il tempo. Abbiamo sconti diretti, ci sono tante partite ancora, 10 partite, quindi c'è tutto il tempo per recuperare, però ci vuole veramente, non bisogna perdere l'entusiasmo, il morale sicuramente sarà basso, però abbiamo bisogno di grande personalità in questo momento. Massimo Oddo, cosa si sente di dire ai tifosi che sono anche un po' arrabbiati per questo ruolino di marcia della squadra, tifosi che anche alla fine hanno un po' rumoreggiato per questa sconfitta? È un loro diritto, giustamente, ne sarei anch'io arrabbiato, ne sarei presa anch'io, perché insomma, ovvio che loro fanno tanti sacrifici, sono arrivati fino a qui anche in tanti, numerosi, quindi in questo momento non possiamo far altro che chiedere scusa per queste ultime partite che non stanno andando come noi vogliamo, però la verità è che questa squadra ha voglia di uscirne, ha voglia di uscirne alla grande, e le critiche ce le prendiamo come ci siamo presi gli applausi. Grazie al tecnico Massimo Oddo. Dunque, sì, Paolo, rientriamo del Pescara, in Massimo collegamento Oddo, tra un sì. po'. Paolo, sì, rientriamo sì. tra un po', appena avrai qualche altro ospite. Noi intanto continuiamo la va pagina bene, di Serie bene. D. Appena avrai un ospite ti ridaremo la linea. Parlavamo con Maurizio Chiacchiarelli. Maurizio, dicevamo, e probabilmente si scommetteva un po' sul fatto che la Jesina fermasse la Recanatese, invece non è stato così. Sì, ma al di là delle altre vediamo squadre, la classifica, Maurizio. Sì, al di là delle altre squadre, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare domenica dopo domenica a fare punti, perché se noi non vinciamo poi è inutile pensare alle altre. Sono rimaste 6 partite che le dobbiamo affrontare come 6 finali. Innanzitutto oggi abbiamo raggiunto un traguardo, credo, al 99% importante, che è quella della salvezza. Sì. Quindi per il secondo anno consecutivo disputiamo questo campionato. Quindi per noi era importante innanzitutto oggi 3 punti. Poi magari adesso prepareremo questo rush finale dove alla fine tireremo le somme, anche se si deciderà tutto, credo, come l'anno scorso all'ultima giornata. Poi vedremo il servizio, però ti faccio una domanda, perché questa sembra una squadra che non ha nel DNA la gestione del risultato, anche oggi. Sì. Insomma, sul 3-1 la partita sembrava chiusa, poi il 3-2, c'è stato il rischio del 3-3, poi è arrivato il 4-2, però questa squadra a volte sì. ha dato questi segnali. Noi penso, come sanno tutti, siamo una squadra portata a giocare sempre la palla a terra, quindi magari tante volte ci apriamo tanto e corriamo il rischio, magari nell'affrettare una giocata ci esponiamo a qualche contropiede, però sì, oggi dovevamo forse chiuderla prima la partita, perché era importante partire bene, non con l'atteggiamento di Fano, e infatti ci siamo riusciti, siamo partiti forte, abbiamo trovato subito il vantaggio, potevamo raddoppiare in almeno 2-3 occasioni, quindi poi sai, quando giochi con queste squadre che non hanno nulla da perdere oppure si devono salvare, sai, questi palloni buttati in area, prima o poi una disattenzione, un errore personale possono andare possono indirizzare la gara in un altro verso, però poi siamo stati bravi a ripartire subito, a reagire e a ritrovare subito il vantaggio, ecco.
Dato messaggio al tifoso del Giulianova, vi ricordo, mercoledì 30 si recupererà Vezzano Giulianova. Presidente, ha visto che non tutti i siti si scrivono, non tutti i siti scrivono senza sapere le cose? No, no. Io sono zero sui social network, non ho neanche WhatsApp, per cui non mi interessa quello che scrivono i siti, sinceramente. La realtà è diversa da quella virtuale, perciò non mi interessa. Vale o bene perché se ne parli, certo. Non mi interessa. Io non le faccio questa domanda, ma la faccio ad Omar, perché poi oggi per la prima volta il signor Tosto presente in tribuna, la sua presenza assume contenuti particolari per il futuro organico della società. Allora ci fermiamo, perché questa deve rispondere, perché qualche settimana fa è uscita anche una sua foto a Roma. Ma sì, ma stava a Roma, ci siamo presi un caffè, oggi l'ho invitato alla Domenica delle Palme, pure insieme alla sua famiglia, la sua splendida famiglia con le figliole, io stavo c'è con la possibilità? Mia. Assolutamente no, Luca c'ha altre cose più importanti, imprenditore con la I maiuscola, per cui no. Assolutamente no. Ad Omar chiedo, perché poi farò la domanda anche al presidente Pomponi, il prossimo anno Marino, visto quello che sta facendo a Chieti, rimane sulla panchina? Cioè già state programmando un futuro con Umberto Marino oppure è ancora tutto da vedere? Beh, è chiaro che la parte finale del campionato avrà la sua valenza. Comunque ad oggi sì, il presidente l'ha anche dichiarato in televisione. In un'altra emittente che si pensa a confermare lo staff tecnico per poi progettare la nuova stagione. Presidente, ma Aldair che era arrivato aveva, se vogliamo, anche suscitato un po' di scalpore, perché insomma un personaggio come Aldair che veniva a Chieti poi diciamo che è andato un po' nell'ombra. No, non è andato nell'ombra alta perché ha problemi seri in Brasile, dovrebbe venire in Italia a maggio. Sono stati 5-6 mesi lontano, pure soltanto per la festa quando organizzava la partita in dicembre Vincent Candelà, e dopodiché a maggio dovrebbe tornare a Roma. Presidente Pomponi, complimenti per la squadra, peccato per i punti persi per strada. Oggi forse finalmente abbiamo trovato un portiere. Lei ci crede nei playoff? Noi tifosi ci crediamo ancora. Io ci accorgo fino al primo giorno, amico mio, figurati, che sto venuto a vincerlo, figuriamoci. Però il portiere, sì, vabbè, i portieri potremmo aprire un capitolo a parte, per cui, però non va bene. Tutti fanno parte, che si vinca o che si perda, in ogni caso fanno parte della struttura della squadra, perciò. Da Diouf, passando per Francesco Fatone, Romaniello, a Mattia, Dideo, perciò. Sono stati tutti no bravi, bravissimi. Omar, per quanto riguarda, si è molto parlato dell'attaccante che avrebbe dovuto, diciamo, sostituire Dos Santos quando Dos Santos magari è stato fuori per squalifica, per infortunio. Adesso che il mercato è chiuso, perché non è mai arrivato? Posso farla questa domanda? Che Dos Santos ha fatto Iacopo, male. Scusami, Iacopo, ah, sì. C'è qualcuno che sta arrivando a... Sì, Andrea, ridiamo la linea e poi rispondiamo. Sì, c'è il... Difensore, centrocampista del Pescara Mandragora, oggi autore di un'altra ottima gara, purtroppo non è bastato perché la difesa ha subito altre 4 reti. No, purtroppo non è bastato, dobbiamo dare una svolta quanto prima. Guardiamo un po' questo approccio del Pescara, dopo un quarto d'ora Pescara già sotto 2-0, nonostante questo il Pescara ha fatto una grande partita, ha accorciato le distanze, poi però il gol del 3-1 vi ha un po' tagliato le gambe, ma avete continuato comunque a giocare. Sì, abbiamo continuato a giocare, ma ora come ora dobbiamo cercare di dare tutti di più e, come ho detto prima, di dare una svolta e tornare di nuovo a fare punti, perché è quello che ci serve. Diceva il tecnico Oddo, il Crotone nei momenti difficili è stato capace anche di tirare una scarpata all'avversario. Voi probabilmente nelle corde non avete queste caratteristiche, però in Serie B bisognerebbe cercare, quando si è in difficoltà, di fare anche queste cose, tirare una squadra, una scarpa di fronte all'avversario. Certo, forse quello in cui dobbiamo migliorare di più, cercheremo di metterci sotto in allenamento e di mettere ancora più cuore, più testa e più gambe durante gli allenamenti e durante le gare soprattutto. Guardando ancora meglio, ripetendo le parole del tecnico Oddo, qui Mixzone ha detto sia Fornasier che Mandragora individualmente hanno fatto una grossa partita. Io ti chiedo, che cosa succede allora lì dietro? Questo non te lo so dire. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e alla fine magari ci è riuscito bene oppure ci è riuscito male. Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e, come detto prima, dobbiamo migliorare, dare una svolta e fare punti.
migliorare, dare una svolta, far punti. A questo punto, scusa il gioco di parole, la gara di sabato prossimo a Terni diventa una gara quasi decisiva, delicatissima, perché il Pescara davvero a Liberati non potrà sbagliare. Tutte le gare di Serie B sono importanti. Abbiamo visto che in casa del Crotone, in casa di una squadra che magari sulla carta è meno forte del Crotone o del Cagliari, di quelle che sono migliori, ci possono mettere in difficoltà. Ora ci sono tante partite, cercheremo di fare più punti possibili e alla fine tireremo le somme. Ti chiedo un'ultima cosa, Rolando, personale, nel senso, da centrocampista ti sei guadagnato la fiducia della Juventus, Oddo ti ha impiegato come difensore centrocampista. Io mi sento più centrocampista, ma sono a disposizione del mister e della squadra e del mister che fa le scelte. A proposito della gara di Terni, l'ultima, sabato prossimo Mandragora non ci sarà perché è convocato con l'Under 21. Sì, ci sarà sicuro qualche mio compagno che cercherà di fare del suo meglio e sono sicuro che ci riusciranno alla grande. Grazie al giocatore del Pescara Rolando Mandragora. Io da Crotone restituisco ancora la linea allo studio in attesa di La Padula, perché arriverà l'attaccante del Pescara, come ci ha detto Massimo Musciante dell'ufficio stampa, qui in Mix Zone. Dunque ascolteremo anche l'ex bomber del Teramo e attuale attaccante e capocannoniere del campionato di Serie B. A te la linea, Jacopo. Grazie Paolo. Allora, a proposito di bomber, stavamo rispondendo a Dos Santos. Perché non è mai, presidente, prima diceva perché non si è fatto mai male, però qualche giornata di squalifica, presidente, quattro tre per il San Nicolò, con San Nicolò, e una alla prima partita contro l'Agnonese. Perché non è mai arrivato? Perché comunque abbiamo aspettato un ragazzo che è un giocatore importante che avrebbe potuto sostituirlo quando gli mancava, che poi però diciamo ci ha dato buca, tanta buca. Quindi chiaramente in quel momento il mercato non offriva più grosse situazioni. Vabbè, non è il caso. Vabbè, tanto oramai vediamo. Ci provo. È giusto, fai il tuo, è giusto il giornalista. E praticamente poi veramente il mercato non offriva più nulla e abbiamo pensato di andare avanti così. Il problema è che noi abbiamo preso oggi. Finalmente è rientrato anche in campo Morenda, un ragazzo 97. Che guarda, è arrivato un messaggio proprio per te, Omar. Sì. Pietratoia e Molenda sembrano ottimi fuori quota. Omar, pensi di trattenerli? Ti chiede Massimiliano. Non credo ci siano problemi per trattenere questi ragazzi, assolutamente. Proprio Molenda era quello che magari strutturalmente poteva fare anche il vice d'os, lo ha fatto l'attaccante centrale. In passato, sì, nella sua forse la Padula, no, Zampano. Vai. Torniamo a Crotone. Sì, prendiamo la linea qui da Crotone, c'è Giuseppe Zampano, oggi sfida in famiglia, l'andata aveva vinto tuo fratello, oggi hai vinto tu, con gli interessi però. Sì, è stata una partita importante, poi fondamentale per il campionato. Era la quarta volta che ci sfidavamo, anche l'anno scorso. Abbiamo avuto 3 sconfitte e finalmente c'è stata un po' questa vittoria, poi con il gol che ho fatto, quindi sono doppiamente felice, sia per me che per la squadra. All'inizio Oddo ha schierato Zampano del Pescara sulla tua fascia. Pronti via, dopo 3 minuti vi siete ritrovati uno contro uno, che hai pensato lì? No, ero contento, che poi lo conosco molto bene mio fratello, e niente, è stata una bella sfida. Vi siete incontrati a fine partita, vi siete visti, e se sì, che cosa gli hai detto? Perché questo momento difficile per tuo fratello e anche per il Pescara. Sì, è un periodo difficile loro, gli ho detto comunque di non mollare, che sono un'ottima squadra, penso che dovrebbero fare i playoff, anche se questo campionato, come abbiamo visto, è molto, molto difficile. E comunque l'ho fatto in bocca al lupo e per il proseguo del campionato. Sincero, quanto vi sentite in Serie A? Diciamo che quasi, che non c'è la matematica certezza, noi non usiamo neanche la parola Serie A, diciamo. Però dopo questa vittoria diciamo che ci avviciniamo a questo sogno. Che cos'è cambiato dalla gara d'andata? Non capito. Che sta arrivando la Padula qui in... Grazie Zampano, ecco la Padula. La Padula, prego. Siamo in diretta, Gianluca. Non è un buon momento, questo è fuori discussione, ma bisogna ripartire dalla qualità del gioco che fate, perché uscite sempre tra gli applausi nonostante questi errori individuali lì dietro che vi stanno condannando nell'ultimo mese.
Esatto, io penso che ci sia da lavorare sulle palline attive a partire dagli attaccanti, perché concentrazione, ma a livello di atteggiamento, di occasioni, personalmente mi sa che ho avuto 3-4 occasioni stasera, devo fare almeno un altro gol e niente, c'è da lavorare, però io ripeto, io veramente i ragazzi, i miei compagni li vedo sempre che non mollano mai. Tutti dicono la difesa, il problema è la difesa, sicuramente ci sono dei problemi nel retrovie perché 45 gol subiti sono tanti, però giustamente il tecnico Oddo parlava di un assetto di squadra che sulle palle da fermo e non solo è da rivedere. Esatto, io non voglio dare colpa alla difesa, anzi mi voglio prendere anch'io le mie responsabilità sulle palline attive, c'è da metterci più attenzione, ecco, a partire dall'attaccante, non è solo il difensore, il terzino, dipende anche da noi attaccanti, quindi dobbiamo stare uniti, non disunirci e lottare. Gianluca Lapadula oggi, o meglio in questo periodo, si sente bene come un mese fa o ha bisogno di staccare un po', tra virgolette? Ma oggi mi sentivo benissimo, non avevo nessun fastidio, non ho nessun problema. Un altro gol, un'altra rete importante, peccato per il risultato, però ne parlavamo anche con Oddo, questa squadra gioca, corre, sbuffa, costruisce occasioni da rete, però poi ancora una volta delle incertezze, anche sfortuna, negano a questa squadra un risultato positivo. A questo punto però sabato a Terni Pescara non potrà sbagliare. Io proprio per questo, che sappiamo che ora è un momento difficile sulle palline attive, io che sono attaccante penso che l'unico modo di dare una mano è quello di essere più attento sulle palline attive a sfavore, ma soprattutto essere più cinico, perché bisogna veramente diventare più cattivi sotto porta, non solo la difesa è colpa del centrale. Io veramente vi assicuro che la difesa lavora sempre per migliorarsi e sta migliorando. Io oggi ho visto una grandissima difesa e ripeto, noi attaccanti a partire da me devo essere più decisivo. Gianluca, si credeva tantissimo nella Serie A un mese fa, addirittura Serie A diretta. Oggi quanto credete voi giocatori, voi gruppo, alla Serie A tramite playoff? Io credo nel mister, nello staff, nei miei compagni, hanno la mia piena fiducia e questo nella società, questo è molto importante. Poi i conti si fanno alla fine, adesso Pescara è fuori dai playoff, ma io sono sicuro che c'è l'atteggiamento giusto e tutto torna. Per recuperare un po' di serenità, per ricaricarsi, diceva anche il tecnico Oddo, probabilmente si partirà prima per Terni. Questo mini ritiro potrebbe servire secondo te al Pescara? Se questa è la scelta del mister, direi proprio di sì, siamo tutti con lui, con tutta la squadra, la società, veramente non ci fanno mancare nulla, quindi se il mister ha deciso così è giusto così. Mi dici, per chiudere Gianluca, quanto è importante nell'economia, che peso specifico ha nella stagione la trasferta di Terni? Beh, io penso che ogni partita, ogni match sia importante per il nostro obiettivo. Ecco, sicuramente Terni è una partita importante perché arriviamo da un po' di risultati negativi, però ripeto, io metterei la firma per rifare la prestazione di stasera e correggere qualcosa sulle palline attive. Ma Due parole, scusami, per chiudere anche sui tifosi che a fine partita erano giustamente delusi, tifosi che anche oggi si sono sobbarcati una trasferta lunghissima e che ovviamente si aspettavano di vedere un Pescara diverso, soprattutto un risultato diverso. Io vi assicuro che vedere i tifosi così tanti a Crotone ha fatto molto piacere, mi dispiace non avergli regalato la vittoria, però loro fanno la differenza veramente. Li ringraziamo tutti, li chiediamo e li chiedo ancora adesso di starci ancora più vicino. Ti chiedo l'ultima cosa io, Gianluca, anche sul 4-2 avete avuto tante occasioni per riaprire la partita, da questo spirito si deve ripartire, magari sperando anche un po' che la dea diventi meno bendata e gli episodi, gli errori individuali non penalizzino più di tanto il Pescara. Sì, la fortuna non è che arriva così, bisogna continuare questo lavoro, è un momento così, ma la cosa importante non è la fortuna ma è questo atteggiamento che fa la differenza. Io ripeto, oggi ho avuto altre 3-4 occasioni da gol e non ho fatto gol, quindi ripeto, parliamo tanto della difesa ma anche la Padula oggi poteva fare almeno un gol, un altro gol, ecco. Grazie all'attaccante del Pescara Gianluca Lapadula, abbiamo ascoltato anche il bomber del Pescara e siamo in conclusione, Jacopo. Paolo, proprio qui da... Sì, Andrea. Sì, allora, voi potete chiudere il collegamento, sì. Se dovesse parlare Juric comunque potete intervistarlo, poi magari domani nel corso dei nostri notiziari manderemo comunque le parole di Ivan Juric, noi però al momento chiudiamo il collegamento.
Posso già dirti, Andrea, che Juric non verrà a rilasciare dichiarazioni, perché ci ha detto l'addetto stampa del Crotone che il tecnico pitagorico è senza voce, quindi non avrebbe potuto suo malgrado rilasciare interviste, rilasciare dichiarazioni proprio per queste problematiche. Dunque io direi che è proprio tutto qui dalla mix zone dell'Ezio Scida di Crotone, linea definitivamente lo studio. Grazie a te Paolo e grazie a Gaetano Otero che ha curato la parte tecnica, la linea può tornare a Jacopo. Grazie Andrea, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Gaetano Otero, buon viaggio di ritorno. Ovviamente Omar, stavamo parlando di Molenda e Pietrantonio, insomma sono due che rivedremo l'anno prossimo in nero verde? Chiaramente poi tutto si deve fare, però non credo ci siano grossi problemi a cercare di confermarli. C'era anche un messaggio, Maurizio, che riguardava Dos Santos, lo leggiamo, intanto anche qualche tifoso del Pescara ci scrive: senza Campagnaro, vabbè, è chiaro che senza Campagnaro si soffre dietro, si soffre e come, sulla situazione contrattuale di Dos Santos. Maurizio, ce la facciamo a mandarlo? Ok, vabbè, lo vediamo tra poco. Eccolo qua, Presidente Pomponi, com'è la situazione contrattuale di Dos Santos? Andrà via? Se riusciamo a fare una plusvalenza per il Chieti, state programmando la prossima stagione? I 4-5 giocatori forti che abbiamo, Massimo, Varone, Fiore, Del Grosso, stesso Dos Santos, rimarranno? Grazie per quello che hai fatto magari e farai. Però questo non è una domanda, è la situazione contrattuale DOS, come tutti ben sapete, in Serie D si svincolano a fine anno. Addosso abbiamo perché sono stato dato, venuto dato del pazzo in società, rifiutato un'offerta da parte importante da parte della San Benedettese a dicembre, per cui Dosso è pedina non fondamentale, a prescindere che calciatore fantastico, ma un ragazzo eccezionale, per cui un ragazzo veramente, basta che lo veda domenica Dosso per vedere quello che riesce a fare in campo, no sotto il profilo del gol, proprio a livello proprio agonistico di intensità. Dopodiché logicamente qui vicino a me mi sono portato apposta lui, ma insomma meglio di lui nessuno può sapere la situazione a livello dei ragazzi stessi, di quale anche questo amico giustamente fa i nomi, vedi Nicola, Emi o Ivan o Federico o Luca. La società farà del tutto per trattenerli, anche perché sapendo che com'è difficile questo campionato, vorremmo dire già dalla nostra giada subito, insomma, confermando questi ragazzi prima come uomini che calciatori, che sono eccezionali. Anche perché Omar, diciamola tutta, probabilmente l'anno prossimo, se la San Benedettese sale, anche a livello di piazza probabilmente Chieti diventa automaticamente una delle favorite alla vittoria finale. Beh sì, Chieti ha comunque un grosso blasone, quindi anche se sono è già salita la Civitanovese, che ha una grande società, hanno speso tantissimo anche in eccellenza, e la Vastese, per dirti che comunque è comunque una grande piazza in Serie D. Chieti deve per forza mirare a fare un campionato per vincere. Certo. Ci fermiamo per la pubblicità, intanto saluti per Maurizio Chiacchiarelli. A proposito di Maurizio Chiacchiarelli, al rientro il servizio di San Nicolò, Folgore, Veregra. A tra poco. Eccoci rientrati con l'Abruzzo del pallone, come promesso, intanto nell'intervallo si faceva un po' di chiacchiere da bar, è proprio il caso di dirlo. Intanto continuate a scriverci ovviamente su qualsiasi argomento, ovviamente che sia di calcio regionale, però ci vediamo il servizio di San Nicolò, Folgore, Veregra, finita 4-2, vediamo. Il San Nicolò è ufficialmente salvo. La vittoria contro una Folgore Veregra in clamorosa difficoltà certifica che anche l'anno prossimo i biancazzurri saranno ai nastri di partenza della Serie D. Ora però per la squadra di Epifani ci sono altre 6 gare per provare a replicare quel percorso sorprendente fatto l'anno scorso. Terremoto alla vigilia della gara invece in casa Folgore, via l'allenatore Zaini che paga un girone di ritorno in cui ha raccolto la miseria di 4 punti in 10 gare. Al suo posto, almeno per la gara del Bologna, c'è Fabio Fuschi che gioca al centro della difesa e dirige la squadra. Soluzione interna dunque, aspettando il nuovo tecnico che sarà Fabrizio Grilli. Epifani deve rinunciare a pretare Morelli, ma dopo il piattone di De Gidio fuori sul servizio di Merlonghi, mette la strada in discesa all'ottavo. Galoppata sulla sinistra proprio di De Gidio, il servizio è troppo ghiotto per Andrea Bucchi che scarica alle spalle di Marani il pallone del vantaggio biancazzurro.
La Folgore, passato lo shock dell'1-0, prova ad affacciarsi dalle parti di Calore, costretto alla respinta dal diagonale velenoso di Gentile. Velenoso almeno quanto quello, 60 secondi più tardi, che prova Petronio dalla distanza. Il destro liftato trova il guanto di Marani a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sempre San Nicolò a ridosso della mezz'ora, col traversone da sinistra di Merlonghi che trova sul lato opposto il destro di Chiacchiarelli che schiaccia troppo e manda sopra la traversa marchigiana. Sempre il numero 7 a farsi vedere col diagonale mancino al 28esimo, bloccato da Marani sul palo di competenza. Le occasioni per la squadra di casa fioccano. De Giglio al 36esimo fa tutto da solo, ma spara alto di sinistro da buona posizione. Centrale invece la conclusione di Merlonghi in area dopo uno scambio proprio col numero 9. Molto più pericolosa, e la distanza invece suggerirebbe di no, la sventola di Merlonghi su cui Marani deve allungarsi per disinnescare un gol che sarebbe stato da Cineteca. Il cliché sembra non cambiare neppure nella ripresa. 52 secondi e la testa di Bucchi da buona posizione centrale, ben bloccata da Marani. Ma la doccia gelata è dietro l'angolo, perché un corner di Chiacchiarelli si trasforma in una ripartenza di Sbarbati che arma il diagonale destro di Padovani, pallone in fondo al sacco e pareggio per la Folgore Veregra. Il San Nicolò però ha il merito di scacciare subito i fantasmi di un'altra beffa dopo nemmeno un minuto. Chiacchiarelli batte velocemente una punizione con un lob che trova la volée di Merlonghi che bacia la parte interna del palo e riporta in vantaggio i padroni di casa. La strada a questo punto per il San Nicolò si fa ancora più in discesa, soprattutto perché al 65esimo De Giglio scappa sulla sinistra a Mandorlini e serve la più facile delle conclusioni ancora a Merlonghi. Doppietta per il numero 11 di casa, partita virtualmente chiusa. Tutto questo nonostante Sbarbati al 76esimo provi di testa a riaprire la partita, ma Calore non è dello stesso avviso. A questo punto Epifani toglie Chiacchiarelli e Bucchi per De Santis e Moretti, ma è proprio Sbarbati che dà l'ennesimo sussulto del pomeriggio, incornando un traversone da destra e battendo stavolta l'estremo difensore sannicolese. La gestione non è una dote preponderante della formazione di Epifani, e lo si capisce quando stringe i denti per non subire un 3-3 che saprebbe di vera e propria beffa, e nel contempo getta le basi al 94esimo per il poker, con Parker che serve in campo aperto Merlonghi che dribbla Marani e deposita in rete il pallone del 4-2. Tripletta personale per il numero 11 e l'ennesima vittoria di un campionato che assomiglia molto a quello che l'anno scorso portò i biancazzurri alla finale playoff. Questo era il servizio della partita, mentre a Crotone mi dice Andrea Costantini che si va di zeppole, sì, si va alla grande. Ancora attivo e c'è di tutto di Eccole più. Qua, mamma mia, ma pranzi Luculiani, buffet Luculiano per il nostro Paolo Renzetti che si starà rimpinzando alla grandissima. Quanta Gruel Renzetti. Esatto. Maurizio, cominciamo ad analizzare un po' la partita. Ma che gol ha fatto Merlonghi? Ma l'avevate studiato? No, tutto improvvisato. Improvvisato. A me ha ricordato, oggi in cronaca, Andrea Tessimone, mi ha ricordato molto il tiro di Roberto Baggio in Francia-Italia, quarti di finale mondiale Francia 98, quello di Baggio esce fuori di un nulla, vero Omar? Sì. L'ha ricordato anche a te, quello di Merlonghi invece tocca il palo e entra, sì, entra in porta. Sì, diciamo che in allenamento io e lui ci divertiamo a fare e quindi poi escono... Però poi... Sai, poi in partita tutto... Allora è uno schema. Tutto eccolo qua. Tutto provato. Il taglio di Merlonghi. Spettacolo, il servizio. Grandissimo. Spettacolo vero. Gol. Davvero... Ma lì non è stato bravo lui a calciare, è stato bravo a dagliela. Ha fatto tutto quanto te, per cui lui non ha fatto nulla. Ha fatto un gran gol. Ma evidentemente deve essere studiato, perché il taglio di Merlonghi, se lo rivediamo... Intanto, Maurizio, abbiamo saputo che sei innamorato dell'arbitro, che era la signora Maria Marotta della sezione di Sapri, in provincia ma di Salerno. Non credo solo io. Io ero lontano, dico la verità. Voi che avevate visto, quindi avete fatto bella una combriccola. Bella e brava. Giudizio sull'arbitro? Bravissimo. Non ha sbagliato, non una partita complicatissima. Bravissima. Sì, anche una volta ci ha arbitrato anche lui, è stata bravissima. Chi ti fa? Foligno era quell'arbitro. Maurizio, abbiamo visto le immagini, ma soprattutto io mi fossilizzerei sul gol dell'1-1 di Padovani, sì, perché tutto nasce dal calcio d'angolo che batti tu, ma un contropiede del genere. Diciamo che ho sbagliato io, perché avevamo in mente uno schema che poi alla fine purtroppo ho cambiato mentre calciavo, e quindi i miei compagni di squadra si sono trovati impreparati, quindi poi purtroppo abbiamo preso questo contropiede, che eravamo posizionati male dietro e abbiamo preso gol. Ci può stare, può capitare. Questo purtroppo accade quando non chiudi la partita, perché abbiamo avuto 3, 4, 5 occasioni per chiuderla, per fare il 2-0, che purtroppo non abbiamo fatto. Qui dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cattivi, a partire da me, anch'io ho fallito un'occasione importante, quindi
Poi succede così, queste squadre poi in contropiede, poi concedi a loro la profondità, che hanno giocatori come Padovani, Sbarbati e Pedalino, che in profondità sono giocatori importanti per questa categoria. Ci siamo complicati la partita da soli, poi siamo stati bravi con l'invenzione di Mario, che ha trovato un gol fantastico e l'abbiamo, ci siamo portati avanti, ecco. Complimenti per il rossore, ti scrivono, ti aspettiamo per la cena. Derby di mercoledì per stabilire chi è il terzo club d'Abruzzo, ci sarà Teramo L'Aquila. Scendiamo negli spogliatoi perché tra poco dobbiamo salutare il presidente Pomponi e Omar Trovarello, che sono stati gentili ad accettare il nostro invito, ma hanno un impegno proprio all'antistadio, vero? Assolutamente sì, ragazzi, è l'Anfas. E allora scendiamo negli spogliatoi, ci andiamo a sentire le interviste a Massimo Epifani, al direttore sportivo della Folgore Veregra, che annuncia, ufficializza il successore di Zaini ed è una vecchia conoscenza del calcio teramano, è Fabrizio Grilli. Sentiamo. Massimo Epifani, adesso però possiamo dirlo, di salvezza non si parla più perché i 42 punti sono stati raggiunti. Sì, oggi, credo da oggi non parliamo più di salvezza. È stata dura arrivarci perché sembrava facile, ma non era così perché il campionato è terribile e oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria, anche se a un certo punto ce la siamo ricomplicati da soli, però poi la squadra ha ripreso a giocare, ha fatto il quarto gol. Siamo stati bravi anche a cambiare modulo durante la partita perché loro nel secondo tempo sono rientrati in maniera diversa e siamo stati bravi anche a cambiare modulo. Ecco, questa squadra, se abbiamo imparato qualcosa in questi anni, è che probabilmente la gestione del risultato non è il suo forte. Ma la squadra che gioca sempre rischia sempre qualcosa, perché quando una squadra gioca sempre palla a terra rischi sempre qualcosa. Il mio credo è quello di andare sempre in avanti a cercare di fare gol. Anche se ci siamo modificati un po' perché la fase difensiva la facevamo molto molto meglio dell'anno scorso, e quindi credo che oggi è venuta fuori un po' tutta la voglia di vincere, perché oggi volevamo vincere, veniamo da un risultato negativo dove a Fano praticamente non avevamo nemmeno scesi in campo, abbiamo fatto la più brutta partita del campionato e oggi i ragazzi hanno fatto una grande vittoria che ci permette in queste ultime sei partite di risognare di nuovo di fare i playoff, perché sarebbe un traguardo veramente bellissimo. Senti, appena sentito, Fabrizio Grilli diventa di fatto allenatore della Folgore Veregra, che devo fare un in bocca al lupo. A Fabrizio abbiamo giocato insieme, un ragazzo bravissimo, e gli auguro le migliori fortune in queste ultime sei partite perché c'è ancora tempo e modo per tirarsi fuori. Claudio Cicchi, una sconfitta qui a Teramo che viene dopo un esonero praticamente alla vigilia del tecnico Zaini, terzultimo posto, ecco, come si esce da questa situazione? Beh, speriamo con il lavoro. Io penso che con il lavoro alla fine si riescono a ottenere i risultati. Oggi era una partita indubbiamente difficile, però diciamo, pur mancando delle pedine importanti, e novantesimo avevamo magari raggiunto il pareggio e probabilmente il Segnani ha visto un fuorigioco che a noi non è apparso. Però giocavamo contro una grande squadra e purtroppo una sconfitta ci può anche stare. Banchina adesso stiamo valutando, è stato comunque scelto una soluzione interna, sarà probabilmente Fabrizio Grilli, uno che ha fatto il portiere anche qui nel Teramano tanti anni fa, un ragazzo per bene, e sono convinto che con lui riusciamo a ritrovare, ripeto, quella serenità che occorre per raggiungere a questo punto l'obiettivo della salvezza, che non sarà facile. Queste erano le interviste post-gara di San Nicolò Folgore Veregra. Maurizio, io ho detto nel servizio, questa è una stagione che assomiglia o potrebbe assomigliare a quella dell'anno scorso, cioè una squadra che più o meno sempre nelle zone nobili di classifica, che poi magari playoff li c'entra, poi l'anno scorso è andata come è andata con la finale playoff, quest'anno l'obiettivo è almeno i playoff, oppure no? Beh, l'obiettivo è sicuramente guagliare la stagione dell'anno scorso, ecco, quindi anche se sarà molto difficile, perché secondo me il campionato è ancora più duro dell'anno scorso, poi considerando che è una squadra completamente nuova, ecco, diciamo dei vecchi, tra virgolette, siamo rimasti io, Petronio e Mozzoni, quindi una squadra completamente nuova. Peraltro tu di ritorno da Fano. Sì, sì, sono tornato a dicembre da Fano, quindi una squadra anche molto più giovane rispetto all'anno scorso, abbiamo solo Andrea Bucchi, che tra virgolette è il vecchiotto del gruppo, ma lui è un gran giocatore che ci sta facendo fare il salto di qualità come tutti gli altri del resto, quindi dobbiamo provare, abbiamo l'obbligo di farlo e abbiamo tutta la voglia di eguagliare la stagione dell'anno scorso, poi se non dovesse arrivare amen, però sicuramente ci proveremo fino alla fine
e speriamo di farcela, ecco. Il telespettatore ha detto però fate un po' fatica a vincere con le prime. Ma guarda, secondo me no, perché col Campobasso l'andata abbiamo vinto, con col Fano l'andata abbiamo vinto, col Matelica abbiamo vinto, con la San Benedettese solo con la Samb non siamo riusciti a strappare la vittoria, quindi io non credo che con le grandi facciamo fatica, anche perché al ritorno le grandi le abbiamo messe sotto tutte. Quindi poi purtroppo ci è mancato quella cattiveria, quella fame di raggiungere il risultato, quindi poi purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però questa è una squadra che se la gioca alla grande con tutti. Maurizio, c'è un messaggio che facciamo vedere di un tifoso sicuramente neroverde. Buonasera e grazie a Pomponi, ci spiegate però che è successo quando avevate preso Di Nardo, poi avete mandato via altri 5-6 giocatori, ne avete presi altri 5 come Fiore eccetera eccetera, cosa è successo in quel periodo? Grazie Pomponi, forza Chieti. No, Antonio è sicuramente giocatore di altro livello, sicuramente si è regalato nella Serie D. Poi d'accordo con Omar, d'accordo con il mister, abbiamo deciso di fare questa valutazione così importante come quella di allontanare non solo lui, purtroppo la Serie D, una delle cose positive è che puoi fare mercato a dicembre e poi automaticamente mandare anche i calciatori stessi che stanno entrando da Rosa. Di comune accordo con il mister e con Omar abbiamo deciso di fare questa cosa, niente di che. Omar, da chi ti aspettavi un po' di più della Rosa e da chi magari ti aspettavi di meno e ti ha sorpreso in positivo, mentre intanto il presidente Pomponi già ha un filo diretto con la moglie è fuori dall'inquadratura. C'è mia figlia in televisione. C'è la figlia in televisione. C'è mia figlia in televisione. State rivedendo. È vero. Ecco perché. E Omar, da qualcuno da cui magari ti aspettavi di più e qualcuno che invece ti ha sorpreso perché magari non ti aspettavi che rendesse così tanto? No, che non mi ha sorpreso nessuno, conoscevo un po' tutti i ragazzi insomma che sono venuti a chiedere, li conoscevo, quindi sapevo quello che potevano darmi, lo stesso Dos Santos sapevo che era un giocatore che avrebbe comunque realizzato un cospicuo numero di reti. È chiaro che magari dai portieri ci si aspettava, anche se sono tutti ragazzi under, eccetto Fatone che purtroppo si è infortunato, altrimenti continuava a giocare lui. Mi aspettavo qualcosina di più sull'aspetto della crescita, invece purtroppo i ragazzi giovani subiscono un po' quelle che sono le pressioni e i loro percorsi tante volte vanno a ritroso anziché a salire. Però ecco, vorrei vedere questo, non per, più che altro per spronarlo, Federico Comini, fare anche qualche gol, perché so che lui è un giocatore importante, uno che ha grandi doti, lo conosco bene da tanti anni, quando è venuto per la prima volta in Italia fui io a fargli la residenza qui proprio a Chieti. Lui andò a giocare all'Avellino dove fece una stagione strepitosa. Io sono convinto che in queste ultime gare può dar dimostrazione di essere il giocatore forte che è. Al momento non riesce ad avere quel guizzo finale, gioca sempre bene le partite, tant'è che il mister non lo toglie mai, però da lui è lecito che i tifosi vedano qualche grossa giocata. Giocato qualche gol importante. Continuano ad arrivare dei messaggi, però prima c'era un messaggio che riguardava la quota playoff. Maurizio, lo riproponiamo perché poi salutiamo il presidente Pomponi e Omar Trovarello. Buonasera a tutti, chiedo al presidente, al DS del Chieti Calcio, qual è secondo loro la quota utile per raggiungere l'accesso ai playoff. In tal caso il Chieti presenterà domanda di ripescaggio, grazie e buona Pasqua. È vero, perché questa è la domenica delle palme, noi ovviamente domenica prossima non ci saremo perché il calcio non gioca, dopo vi faremo anche gli auguri di Pasqua. No, ma io vorrei fare tutte e due. Io questa, ma io voglio arrivare ai playoff all'ultimo secondo, con sono autorità del portiere, figuratevi, per cui non c'è una quota minimo massima. Certo è difficile perché davanti abbiamo una grande formazione, quella da qua rappresentata
da Maurizio, perciò dall'altra parte vediamo, poi ripescaggio, bisogna vedere con queste riforme dei campionati quello che succede, visto ultimamente il caos che precede sempre l'inizio di ogni stagione. Garvina dice va a portarla a 60, attualmente a 54, cioè bisogna vedere soltanto questa riforma del campionato. Se questo dovesse esserci, insomma, un pensiero ce lo facciamo seriamente. Però mi permetto di dire che il calendario è, tra virgolette, favorevole. È vero, sì, che sono squadre che devono salvarsi, tutto quello che volete, però tecnicamente Andrea, è un calendario... tutte le partite c'è un problema grande, se gioca 11 contro 11, certo, per cui certo, io dico certo. Sempre ad oggi l'unica, ma no, perché l'ho detto già la sesta, settima volta, lo dico sempre in diretta, l'unica formazione che a me mi ha tenuto a bocca, che mi ha veramente, tra virgolette, lasciato a bocca aperta è soltanto, ripeto, rappresentata da sto ragazzo qua, il San Nicola, a girone andata, che al primo tempo ci ha massacrato. Io poi grandi squadre che ci hanno messo sotto non l'ho visto, compresa la stessa San Benedettese. Anche il 3-0 contro il Materica. Però voi avete ora Giulianova, avete la Miternina, avete la Folgore Veregra, sono le ultime squadre. Sì, Andrea, c'è un problema, chi secca e Manzi vince niente, per certo, cui certo. Come dicono lì, per pallone rotondo vediamo quello che succede. Però se riuscisse a fare il Chieti 3 vittorie consecutive è un discorso che si potrebbe riaprire. Ma io sono riuscito a vincere 2 partite seguite tutto l'anno, certo non posso immaginare che faccio 3, cioè guardiamo la realtà come sono i fatti, perché poi l'ultimo quello devi guardare uno. Presidente, le chiedono da casa, ma come mai ha preso il Chieti e non ha preso una squadra a Roma? Per il semplice motivo, perché la prima volta che sono venuto, mia moglie è stata allargando le braccia, dice perché, pure lei dice, perché quando io venni la prima volta non sapevo Chieti dove stava, però che stava in Abruzzo, però quando ho visto Lancini mi sono innamorato di quello stadio. Ho visto un po' più lontano, dopodiché questi colori mi sono entrati dentro al sangue proprio, per cui da lì è nato tutto quanto. Se le faccio l'ultima, poi davvero vorrei sapere di chi è stata la splendida idea di esonerare Angeloni dopo che ci ha salvati all'ultima partita per 4 anni. Allenatore della Miternina, che peraltro oggi era a vedere proprio San Nicolò Folgore Veregra, arrivato candido di Felice sulla panchina della Miternina, oggi sconfitta ma non era semplice, contro la capolista San Benedettese. Pescara dietro gli imprenditori più ricchi d'Abruzzo, come la Juve dietro gli imprenditori più ricchi d'Italia. Le faccio una domanda, tra 5 anni Giorgio Pomponi come si vede? Ancora a Chieti? Sono il presidente del centenario. La fa la promessa? Sì, già l'ho detto. Vorrei starci là. Intanto si sta mettendo le mani nei capelli, dobbiamo preoccuparci? Io li posso fare perché ce l'ho i capelli, per cui... No, la cosa, cioè logicamente dal primo giorno che sono arrivato alla programmazione, ripeto, ringrazio sto signore che ho qui vicino e altre 2 o 3 persone che ho all'interno dello staff, tra cui Marco Santopaolo, Walter Costa, Luciano, mi scuso sempre o chi mi dimentico, però se in un programma è inutile, uno fa 2 o 3 anni, programmare significa lavorare. Con il lavoro si possono portare risultati importanti. Guarda il Lanciano, che nonostante è provincia di Chieti, non è che uno ha la bacchetta magica e va in Serie B così tanto perché dietro c'è una programmazione di lavoro, quello che vorremmo fare noi. Piano piano speriamo di avere qualcosa, di vedere qualcosa di importante. E tra 5 anni o magari qualche anno di più, il Chieti dove lo vede? Io ho detto, io sogno la Serie B, per cui lui sogna i playoff, io sogno molto più grande, sogna costa niente, per cui io sogno la Serie B tutta la vita. Complimenti, in bocca al lupo Presidente. Crepi, grazie a tutti quanti, grazie a tutti i telespettatori che ci avete ospitato in questa splendida trasmissione, grazie a Jacopo, grazie a Andrea, grazie anche a te amico, ci vediamo sempre le domeniche. Perfetto, grazie al Presidente Pomponi, grazie a Omar Trovarello, grazie a voi, che magari con lui avremo più modo di rivederci in futuro, però vi facciamo un grande in bocca al lupo alla fine della stagione, magari, che ne so. Promesso che rivengo. Perfetto, promessa strappata entro la fine della stagione. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, Maurizio rimane con noi perché poi vedremo il servizio di San Benedettese a Miternina e anche gli altri servizi della Serie D, ma vedremo anche le immagini di Crotone Pescara. Restate con noi. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, saremo insieme ancora un quarto d'ora, però adesso ci vediamo il servizio di San Benedettese a Miternina terminata 1-0, vediamo.
Ancora una vittoria, ancora tre passi verso la Lega Pro. La Samba rispetta il pronostico e batte la Miternina, allungando a più 14 sul Matalica con 6 giornate al termine della stagione. Ai rossoblù basta il gol di Conzon nel primo tempo per sbrigare la pratica abruzzese. Alla Riviera delle Palme, dove sono presenti più di 5.000 spettatori, i padroni di casa si presentano col classico 4-3-3. In avanti si rivede Palumbo assieme agli inamovibili Titone e Sorrentino. 4-3-1-2 per la prima di Di Felice sulla panchina della Miternina con Marco Tullio a supporto di Terriaca e Giordano. Pressione alta della Samb sin dai primi minuti. Al sesto, Titone cerca l'assist per Palumbo. Di Vincenzo esce bene ed allontana. Samb pericolosa al 25esimo su calcio d'angolo. Barone cerca il secondo palo ma Conzon non riesce nella girata. Il centrale difensivo ritenta ed è più fortunato al 37esimo. Sempre calcio d'angolo, sempre cross di Barone, ma stavolta il numero 6 Conzon va di testa e realizza il gol del vantaggio 1-0. La Miternina però c'è e lo dimostra poco più tardi. Ross per Terriaca che gira bene di testa nel cuore dell'area di rigore, ma Pegorin risponde alla grande ed allontana. Nella ripresa ritmi più blandi con la Samb che cerca il raddoppio ma senza frenesia. Alla mezz'ora, papera dell'ex Di Vincenzo sul tiro di Pezzotti dal limite, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Sorrentino sul tiro del compagno. Altra rete annullata alla Samba al 42esimo, urlo strozzato in gola per Titone con l'arbitro che annulla sempre per offside. Finisce 1-0, la Samba allunga ancora e già dopo Pasqua potrebbe festeggiare la matematica promozione in Lega Pro. A Miternina che vede, invece, sempre più lontano il treno dei play-out. Il match in programma con la Jesina tra due settimane, per Di Felice e i suoi, sarà quasi un'ultima chiamata. Eh sì, situazione complicata per la Miternina. La Sammentese invece, come avete sentito al servizio, potrebbe festeggiare già dopo Pasqua la matematica certezza della Lega Pro. Maurizio, tu che hai iniziato la stagione a Fano, ma che aria si respirava che era una delle potenziali contendenti della Lega Pro, della Sammenedettese? A un certo punto a Fano cosa hanno pensato? Vabbè, questi non li prendiamo più? Sì, innanzitutto è stato un inizio di stagione molto particolare, perché noi a Fano eravamo partiti forte, avevamo se non sbaglio anche 4-5 punti di vantaggio rispetto a loro e non si parlava tanto di San Benedettese come ammazza campionato, forse più noi, più il Fano era candidata forse principalmente a vincere questo campionato. Poi dopo la vittoria contro di hanno inanellato questa serie di risultati fino ad oggi, praticamente non hanno perso mai una partita, si sono compattati, hanno trovato forse l'annata magica e quindi credo che si meritano questo campionato e di risalire, anche perché è un genere, sinceramente, non può stare in Serie D. Assolutamente. Per quanto riguarda invece torniamo un po' a parlare di San Nicolò, sì. Perché è chiaro che da questo momento in poi, con l'ufficialità della salvezza, con 6 partite ancora da giocare, qualche ragionamento si comincia a fare. Anche oggi immagino che dopo la partita ne abbiate parlato. No, quello sicuramente. Noi eravamo, o per lo meglio, erano già partiti, perché io non c'ero inizio anno, erano già partiti per eguagliare la stagione scorsa. Logicamente ci troviamo lì, non ci dimentichiamo perché in gran parte del girone d'andata vacillavamo dalla seconda alla terza posizione, quindi questa è una squadra importante, è una società importante, uno staff tecnico importantissimo, quindi credo che abbiamo tutte le carte in regola per sognare questi playoff e per toglierci qualche soddisfazione importante, anche perché sinceramente ce lo meritiamo, perché lavoriamo sempre a 2000 all'ora, quindi faremo di tutto per portarli a casa questi benedetti playoff, anche se vedendo la classifica vedi è molto corta, ci sono piazze importantissime, quindi ci sarà da lottare fino all'ultima giornata. Noi dobbiamo pensare senza assilli, senza pressioni, ad affrontare partita dopo partita come una finale. Poi quello che arriva, arriva. Assolutamente. Peraltro questa è una classifica, Maurizio, correggimi, che tiene conto ancora del risultato 0-0 tra Agnonese
e Monticelli, ma se tutto dovesse essere confermato, l'Agnonese andrebbe a 32, sì, scavalcando il Monticelli che retrocederebbe a 31, sì, punti. Questo... Diciamo che ad Agnone la danno per certa la, sì, la vittoria. Sì, sì. Incredibile il percorso che ha fatto Pino Di Meo. Pino Di Meo, se non ricordo male, anzi l'anno scorso a Termoli, da una situazione praticamente disastrosa, riuscì a salvarsi direttamente all'ultima giornata, quindi un allenatore... Qualche stagione fa Giulianova uguale, quindi, davvero, quindi un allenatore che sicuramente sa tirare il meglio in queste situazioni dai giocatori, e quindi secondo me si riuscì a salvare tranquillamente. Vediamo il prossimo turno, perché poi con Andrea dobbiamo fare anche una disamina della Lega Pro, ma soprattutto Andrea dobbiamo vedere i gol di Crotone e Pescara. Però vediamo il prossimo turno di Serie D, che sarà dopo Pasqua, Fano Avezzano, Amiternina Jesina, Folgore Veregra, San Benedettese, Giulianova Chieti, Isernia San Nicolò, dunque trasferta ad Isernia, Matelica Fermana, Monticelli Campobasso, Vispesaro, Castelfidardo, Recanatese Agnonese. Trasferta di Isernia, ma Maurizio, settimana, sì, dopo avrete scontro diretto in casa con la Recanatese, se non erro lunedì sera, sì, alle lunedì. 20. Giochiamo di lunedì. Lunedì 11 aprile. Sì. Questi 180 minuti... Beh sì, saranno sicuramente fondamentali, ma dobbiamo pensare prima a Isernia, perché Isernia è una partita difficilissima, su un campo difficilissimo, quindi dobbiamo concentrarci principalmente lì, perché... poi viene Recanati, poi vengono tutte le altre squadre, quindi principalmente già il pensiero rivolto a Isernia. Andrea, ci vediamo i gol di Crotone Pescara, gli highlights di, sì, Crotone Pescara, 4-2. Sì, sì, possiamo andare proprio con gli highlights. Nel Pescara tutte le novità annunciate in settimana trovano conferma nell'11 di Massimo Oddo, c'è Mandragora al centro della difesa con Fornasier, c'è Crescenzi sulla fascia, Zampano dalla parte opposta, ma la novità è che Crescenzi viene schierato a destra, Zampano a sinistra. In avanti i soliti tre, Caprari, La Padula e Benalì, Verre torna a centrocampo con Memusciai e con Torreira. Nel Crotone manca Yao, gioca Garcia Tena nel trio di difesa con Giuseppe Zampano e Martella sulle fasce, panchina per Balasa, c'è Ante Budimir in attacco, ma dopo pochi minuti di gioco il Pescara è già sotto, incomprensibilmente lasciato solo sul secondo palo un saltatore importante come Clayton Dos Santos, la palla addirittura rimbalza nel centro dell'area piccola, Fiorillo non interviene, tutti fermi e per Clayton Dos Santos è facile andare in gol. Poi c'è Ricci che qui con il sinistro sfiora il raddoppio subito dopo, siamo al settimo minuto, il gol di Clayton era arrivato al quinto minuto, eppure l'approccio del Pescara non era stato negativo offensivamente, ma in difesa un colabrodo. Guardate qui, Ricci fa il bello e cattivo tempo, offre il pallone a Palladino tenuto in gioco da Zampano e Crescenzi, Palladino colpo da biliardo e palla in fondo al sacco, l'azione era nata da un tiro di Budimir respinto corto da Fiorillo, un tiro cross che sembrava non particolarmente efficace. Crotone che continua ad attaccare, qui sembra sia stato un dominio, ma in realtà il Pescara ha avuto le sue chance anche all'inizio. Qui Fiorillo respinge un tiro di Martella, poi ecco il Pescara finalmente che trova il gol. Pescara che aveva attaccato, tiro di Caprari, deviazione decisiva di La Padula ed è il gol numero 18 per l'attaccante torinese. Spiazzato Cordaz, il tiro era centrale, la deviazione di La Padula è determinante. Neanche il tempo di rimettersi in carreggiata, Fiorillo va a farfalle sul cross di Palladino, facile Giuseppe Zampano che giocava sulla stessa fascia del fratello segna sfruttando l'errore di Fiorillo e sbucando alle spalle del fratello Francesco. 3-1, ancora il Pescara che prova a rimettersi in carreggiata, l'assist di La Padula, tiro di Verre e c'è una deviazione decisiva sotto porta che salva la difesa del Crotone, deviazione di Clayton Dos Santos. Siamo nel secondo tempo con Maresca di Napoli, si torna a giocare, qui Fiorillo interviene su Ricci, la palla arriva a Giuseppe Zampano, salva il fratello Francesco, ma sul tiro d'angolo successivo ancora un'altra frittata difensiva, salta Ferrari e la palla finisce in fondo alla rete. Rivediamo tutto solo, non marcato, terzo tempo,
neanche terzo tempo, salta da fermo, palla dentro con una piccola diciamo incertezza di Fiorillo sulla traiettoria, poi qui Memushai si procura e trasforma il calcio di rigore, fallo commesso da Giuseppe Zampano, tiro di potenza, Corda si intuisce ma non riesce a respingere, 4-2, gli attacchi del Pescara proseguiranno, il Crotone cercherà di farsi vivo di rimessa, Juric nel frattempo viene allontanato, viene espulso e guarderà dalla tribuna la partita, Pescara che prova ulteriormente a riavvicinarsi, c'è un sinistro di Torreira respinto con i pugni da Cordaz, poi nel finale anche opportunità per Pasquato che era entrato al posto di Benalì, alla fine entrerà anche Cocco, sciarpata dai tifosi crotonesi, qui un tocco di punta di Ante Budimir con Fiorillo che trova parziale riscatto nel finale, finisce 4-2 e per il Pescara un'altra mazzata, mentre per il Crotone si spalancano sempre di più le porte della Serie A, Crotone che mantiene il primo posto, risponde al Cagliari che per 24 ore era stato appunto al primo posto dopo la vittoria di Vicenza, per il Crotone è sostanzialmente fatta, per il Pescara è buio pesto in attesa della trasferta prepasquale di Terni con da risolvere il problema portiere e il problema difesa. Poi dice Oddo, Mandragora oggi ha giocato molto bene, Fornasiera ha giocato bene, è un fatto di squadra, non è un fatto solo dei difensori, ma comunque la si voglia vedere, questa squadra prende acqua da tutte le parti e vanifica quanto di buono fa in avanti. Jacopo. Grazie Andrea, mister Angelone, un nuovo mito, siamo tutti con te, gruppo Ultras Donne Amiternina, un altro tifoso ci chiedeva se Di Felice salva l'Amiternina, questo è davvero impossibile da sapere, però a proposito di portiere, prima di parlare di Lega Pro, Maurizio, abbiamo visto Fiorillo diciamo non perfetto e non è la prima volta, quanto manca Tomas Calore che lo ricordiamo è di proprietà del Pescara? Per poter aspirare a giocarsi un posto in Serie B. Sì, Tommy è un ragazzo 97, quindi è giovanissimo ed è fortissimo per la sua età, quindi sicuramente secondo me si ritaglierà uno spazio importante, adesso non so se a Pescara o magari in un'altra squadra l'anno prossimo, però sicuramente ha prospettive importanti e sicuramente merita categorie superiori, ecco. Andrea, Lega Pro adesso, con i gol della giornata, questo è un momento magico per magico, te, so, oggi lo fai dalla postazione di diretta stadio. Non ci abbiamo lavorato molto, quindi non ho potuto guarda percepire. Andrea, ti dico che c'è un gol della Lupa Roma fantastico, in cui a proposito di portieri, io non l'ho visto il gol, c'è un gol però meraviglioso, eh? Forse non riusciamo a mandarvi i gol, e qui io mi lamento, i gol di Pontedera Lucchese. C'era la doppietta di Scappini da vedere. Accidenti. Guarda, ti prometto che sarà il primo file che inserirò martedì sera quando faremo il resoconto di tutti i gol della Lega Pro. Stai sicuro? Ha fatto doppietta. Fantastico, eccezionale. Eccezionale, debordante. Eccezionale Scappini. Sempre lui, sempre lui. Abbiamo Fiorillo un incapace, quindi non raccoglie il suggerimento di Calore, però insomma fare peggio di come sta facendo Fiorillo in questi giorni. Allora, ecco i gol, partiamo da Buonaiuto, grande stagione anche per lui, segna con questo bel tiro dal limite, una rasoiata che qui possiamo riapprezzare meglio. Un tiro nell'angolo alla destra del portiere Iannarilli della Pistoiese, ma la Pistoiese gioca un ottimo secondo tempo e merita il pareggio che arriva qui con il tap-in dell'ex teatino Valerio Anastasi al minuto 62. Ecco qui Anastasi per l'1-1 definitivo e qui siamo a Savona, 1-2 la vittoria del Tutto Cuoio, dell'Agnello il Lu della squadra presa in consegna da Braghin in settimana al posto di Riolfo, ma il Tutto Cuoio rimonta con niente po' di meno che Simone Calvano che segna il gol del pareggio e con il gol di Calvano arriva anche la vittoria del Tutto Cuoio che non lo faceva, non vinceva una partita da due mesi. Ecco il gol di Calvano sulla torre di Colombini, sarà lui a correggere in rete il pallone, l'1-1. Non basta per il Tutto Cuoio perché su questa papera di Falcone Shekilaze irrompe e fa 1-2. Gol partita, tutti in piedi sulla panchina del Tutto Cuoio, è una vittoria straordinariamente preziosa. E qui rivediamo la papera di Falcone, ne vediamo tante di papere quest'oggi evidentemente, dalla Serie B in giù, e il gol partita di Irakli Shekilaze. Sant'Arcangelo Ancona finisce 0-2
per l'Ancona, autogol di Rossi al 20esimo. Questa è una vittoria importante perché quarto posto l'Ancona, si avvicina al terzo posto, ma con 46 punti l'Ancona assume gli stessi punti della quarta del girone A e un punto in meno della quarta del girone C, quindi anche il quarto posto potrebbe ridare l'accesso ai playoff per l'Ancona, che qui chiude la partita al 69esimo con Paoli. Esultano i tifosi dorici, tanti a Sant'Arcangelo, ed ecco il diagonale vincente di Paoli per la vittoria 2-0 dell'Ancona a Sant'Arcangelo. Carrarese Spal, siamo alle partite di oggi. Cellini al 10° minuto sblocca per la capolista, che sapeva già del pareggio di ieri del Pisa all'Aquila, quindi sapeva la Spal che poteva riallungare al più 6 e lo farà con questa partita. A fine primo tempo Zigoni segna in tapin per lo 0-2 al 44esimo. Nella ripresa la Carrarese riuscirà a riaprire momentaneamente le ostilità, mentre qui esultano i tifosi estensi giunti in massa allo stadio dei Marmi. Guarda che schema! Guarda, sì, che schema, con Dettori, uno schema alla Vivarini di 3 anni fa, tanto caos per confondere le idee, ma poi alla fine una punizione diretta, come le calciava Dimash ai tempi del Teramo di Vivarini, cioè praticamente 2 stagioni fa. Attenzione perché tra un po' arriva un super gol, questo è Fofanà. Questo è Fofanà, l'ex Lanciano, che sblocca ad aprile a Lupa Roma Siena. Chi è il portiere del Siena? Perché questo è un fenomeno, occhio. Dovrebbe essere Bindi o Montipò, devo andare a vedere chi ha giocato tra questi. E comunque Cristiano ne approfitta per il 2-0 della Lupa Roma sul Siena. E poi qui siamo al terzo gol. Come sono tagliate bene queste immagini, praticamente giuro, questo è forse frame perché by frame. Ha segnato Tagliarol e quindi sono tagliate. Se lo sono perso. Sono tagliarolate queste. Esatto, tant'è vero che infatti poi lo mettono a replay perché se lo sono proprio perso, cioè un calcio d'angolo, uno decide di fumarsi una sigaretta in santa pace, vuoi che si metta lì a riprendere il gol del 3-0, Andrea? Tagliarol comunque. Prato Rimini, blitz del Rimini, sempre lui, Polidori, che da quando ha segnato al Teramo ora segna sempre. Sempre. Doppietta, 6° minuto e poi 69esimo, ancora lui, sempre lui, Polidori. Che bel gol peraltro questo qui, il primo di Rapina, questo è davvero un gran gol. Volevi sapere, intanto Milan-Lazio 0-1, volevi sapere, è Montipò, il portiere del Siena, oggi però titolare ad Aprilia. Grazie Andrea, insomma quando fanno errori i portieri purtroppo non c'è mai rimedio. Ci vuole un po' più di cattiveria in difesa, e perché gioca col 4-3-2-1 e non più col 4-3-1-2 dove vincevamo con sto modulo? Io... Sul modulo questione di lana caprina, che ci voglia la cattiveria, come dice il maestro Luciano Rabottini. È assolutamente vero. È assolutamente vero. Facciamo un'incursione proprio nel finale di trasmissione. Abbiamo al telefono Lorenzo Mazzofo, facciamo un'incursione nel basket perché oggi si giocava gara 1 della semifinale dei playoff regionali tra Teramo e Silvi al Palas Capriano. Sorpresissima, Lorenzo, buonasera, ha vinto Silvi. Sì, Jacopo, buonasera, confermo, ha vinto Silvi con il punteggio di 57-63, davvero una partita contro ogni pronostico, una vittoria incredibile quella dei ragazzi di coach Tommaso D'Alberto. E io vi do una lettura innanzitutto partendo dalle statistiche numeriche, perché in pratica a Teramo la partita l'ha persa nel quarto periodo segnando soltanto 6 punti, si era chiuso il terzo quarto sul 51-47 per i biancorossi, l'ultimo periodo invece appunto il finale di partita si è concluso sul 57-63. Questa per quanto riguarda l'analisi statistica. In realtà la morale che viene fuori da questa partita, una sorta di favola di Esopo per fare un paragone, una metafora, è che il basket raramente non premia chi gioca di squadra e comunque fa una partita di cuore. Questa sera Silvi davvero sembrava appunto Davide contro Golia, ma i gialloblu hanno fatto davvero una prestazione maiuscola, giocando soprattutto di squadra, a dispetto appunto del Teramo, che in realtà sulla carta è nettamente più forte, ma davvero stasera la squadra di coach Sandro Di Salvatore ha fatto una prestazione molto al di sotto delle aspettative, esclusi il capitano Giorgio Palantrani che ha segnato 14 punti ed Enrico Gaeta che ne ha fatti 13, gli altri davvero hanno dato pochissimo alla causa biancorossa. Partita che il Teramo all'inizio aveva comunque messo sui binari buoni, soprattutto nel
del primo quarto che ha chiuso sul 22-14 e soprattutto a metà del secondo quarto dove grazie diciamo ai canestri di Palantrani è andata anche sul più 12. Lì però Silvi diciamo ha dato una scossa chiudendo con il cosiddetto canestro allo scadere della sirena, il buzzer beater come dicono negli Stati Uniti, sul 38-35 e lì è scattato un meccanismo perché poi praticamente la partita è stata sempre punto a punto con Silvi che non ha mai mollato, anche in un certo momento non si è segnato più, ci sono stati 2-3 minuti dell'ultimo periodo in cui le difese hanno prevalso tantissimo sugli attacchi, lì Silvi poteva un po' essere, diciamo poteva un po' perdere fiducia in se stessa, in realtà appunto non hanno mai mollato i ragazzi di coach Tom D'Alberto e alla fine sono riusciti con delle realizzazioni anche difficili nel finale da parte di Gian Domenico e con Pappacena a chiudere la partita. Adesso è un po' come dire, hanno svegliato il gigante che dorme, quindi ci si aspetta comunque una reazione da parte del Basket Teramo che è partito comunque all'inizio di stagione con l'obiettivo di salire, di vincere i playoff anche con l'eredità pesante del Teramo Basket, insomma la società del presidente Ruscitti ha dichiarato di fondamentalmente di essere l'erede dell'allora glorioso Teramo Basket, quindi giovedì ci sarà gara 2 a Silvi e davvero Teramo è obbligata a vincere perché altrimenti sarebbe una delusione su tutti i fronti. Dall'altra parte a mio avviso Silvi il suo campionato l'ha vinto praticamente stasera perché davvero il progetto Silvarolo era partito quest'anno, una squadra fatta quasi 10 giorni prima dell'inizio del campionato che ha battuto la prima, insomma la prima in classifica in gara 1 di semifinale playoff, davvero non può che essere un risultato straordinario. Ovviamente i ragazzi di coach D'Alberto ci crederanno fino alla fine e cercheranno di chiuderla giovedì appunto al Palapiomba di Silvi. Due considerazioni, una è una battuta, nella notte il big match in NBA tra Spurs e Warriors è finito a bassissimo punteggio e le squadre si sono allineate, è una battuta in riferimento a uno scambio di messaggi che abbiamo avuto con Lorenzo qualche ora prima. Un'altra considerazione un po' più pregnante di colore, mi viene il magone nel vedere il Palas Capriano con poche persone, ma dopo tutto insomma sappiamo. Hai detto bene Andrea, hai detto bene, sì, stasera comunque eravamo sulle 300 presenze, ho avuto anche io la stessa sensazione, ovviamente abbiamo vissuto tutti noi l'epoca gloriosa del Teramo Basket anche precedente alla Serie A, insomma io ricordo anche gli anni della B1 con coach Franco Gramenzi, gloriosi con il palazzetto che comunque davvero era pieno di gente. Stasera, ripeto, è l'ennesima lezione che ci dà il mondo della pallacanestro, dove o vinci o perdi, nella pallacanestro non c'è il pareggio e soprattutto vinci se rispetti il gioco stesso. Questa sera davvero, ripeto, Silvi contro ogni pronostico ha fatto una partita maiuscola e soprattutto ha giocato di squadra. Ricordo anche, poi lo sentirete nel servizio successivo nei prossimi telegiornali, coach D'Alberto che ha ribadito proprio questa unione da parte del gruppo anche al di fuori del campo. Adesso ovviamente la pressione paradossalmente andrà alla squadra gialloblu che avrà l'obbligo di chiuderla giovedì per forza per non andare a gara 3. Però questa a mio avviso è la splendida lezione che ci dà il basket, cioè puoi avere tutti i campioni del mondo, tu hai citato prima una grandissima partita dei Warriors contro San Antonio, quindi puoi avere una squadra, uno Steph Curry, un Durant, un LeBron James, puoi avere tutti i campioni, ma se non giochi proprio di squadra e quindi non rispetti il basket non perdona, insomma, e quindi puoi anche perdere una partita in cui sei strafavorito. Grazie, grazie a Lorenzo Mazzaufo, ovviamente. Grazie a voi. Grazie per il collegamento, ovviamente il tuo servizio e le interviste domani nel corso del telegiornale, ma siamo davvero in chiusura, io devo salutare e ringraziare Maurizio Chiacchiarelli, grazie Maurizio. Grazie a voi. Grazie. Ti aspettano per la cena e dunque sì. Ti lasciamo andare. Mi aspetta Mozzoni per la cena. Ah, Mozzoni, quindi era Riccardo Mozzoni Fini, che ti ha scritto. Sì, è Riccardo Fini, sono insieme lì, quindi adesso li raggiungerò per la pizza. Dai. Perfetto, con Angelone la salvezza era sicura visti i precedenti, con il cambio si vedrà, staremo a vedere. Chiudiamo qua, io ringrazio ovviamente Andrea Costantini, mio compagno di viaggio, che oggi si è sorbito una diretta. Buona Pasqua dall'Abruzzo del pallone. Assolutamente, si è sorbito una diretta di 12 ore, però ce l'abbiamo fatta anche oggi, grazie a lui, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Valeriano De Angelis, grazie a Lorenzo Mazzovo che avete sentito in collegamento
allenamento dal Palas Capriano. Anche un gastroenterico Maurizio Daguì anche. Sì, Maurizio Daguì che non era, era in forze fino all'ultimo, però lo abbiamo recuperato. Claudio, Claudio. Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Gaetano Tereo che insieme a Paolo Renzetti sono andati in diretta da Crotone. È tutto per questa sera, noi ci fermiamo per le vacanze pasquali e dunque ne approfittiamo per farvi gli auguri di una buona Pasqua. Ovviamente torneremo con l'Abruzzo del pallone la domenica dopo Pasqua quando ricominceranno i campionati. Buonanotte.